Oggi un video dedicato alle ragazze perché devo parlarvi di un prodotto di Remington e in particolare sto facendo riferimento alla Riccia Capelli Hydra Lux. Naturalmente non è un prodotto che io ho potuto testare io, non sono neanche un parrucchiere né potevo testarlo su me stesso. Dunque mi sono fatto aiutare da mia cugina e mia sorella. Premessa, nessuna delle due è parrucchiere. Vi dico questa cosa perché poi vi parlerò anche di alcuni consigli che un parrucchiere mi ha dato vedendo le storie su Instagram per utilizzare al meglio questo prodotto. Però essendo un prodotto che va a riferirsi proprio a una fascia amatoriale, quindi a voi che siete in casa e dovete arricciare i vostri capelli, noi l'abbiamo testato ed ecco cosa ne pensiamo. Partiamo subito con le tre caratteristiche top di questo Hydrolux. Riscaldamento rapido, infatti è pronto in appena 30 secondi. C'è l'arresto automatico di sicurezza, ovvero se dimenticate di spegnere l'apparecchio dopo 60 minuti che è rimasto acceso, si spegnerà da solo. In più, la funzione HydroCare è davvero molto interessante e adesso ve la vado a mostrare. Prima di utilizzarlo, assicuratevi che i capelli siano ben asciutti, puliti e privi di nodi. Mi raccomando, in confezione è presente anche un guanto. Utilizzatelo perché durante i nostri test, una volta mia cugina ha provato a non usarlo e si è scottata avendo delle bolle che hanno dato fastidio per tutta la settimana. Altro piccolo consiglio che posso darvi, prima di utilizzare questa riccia capelli, magari se avete uno spray protettivo per il calore, utilizzatelo. Una volta collegato la riccia capelli alla presa di corrente, il simbolo di blocco si accende e questo sta a indicare che vi trovate in modalità standby. Tenete premuto il pulsante di accensione e accenderete la piastra. Con i pulsanti più e meno potrete aumentare o diminuire la temperatura. E qui posso darvi delle indicazioni proprio sulla temperatura da usare a seconda del tipo di capello. Impostate una temperatura dai 140 ai 160 gradi se avete capelli sottili, delicati, danneggiati o decolorati. Dai 180 ai 200 gradi se avete capelli normali e sani, dai 200 ai 210 gradi se avete capelli spessi, molto ricci e difficili da acconciare. È arrivato adesso il momento di passare all'azione. Come si utilizza questa riccia capelli? Lavorando una ciocca per volta, tenete l'impugnatura con il ferro rivolto verso il basso e avvolgete una ciocca di capelli intorno al ferro caldo. Ora questo è quello che dice Remington anche sulle sue istruzioni, però qualche parrucchiere ha voluto consigliare anche di provare a tenerlo in orizzontale per ottenere così un effetto migliore. Inoltre provate ad alternare una ciocca in senso orario quando la avvolgete e poi l'altra in senso antiorario. Adesso aspettate circa 10 secondi per formare i ricci e naturalmente ripetete l'operazione per tutti i capelli. Quando avete finito premete per 2 secondi il pulsante on/off e l'apparecchio si spegnerà. Grazie alla base di supporto e all'astuccio che funziona anche da base, potete poi poggiare la riccia capelli su di esso e aspettare che quindi si raffreddi. All'inizio del video vi ho parlato della funzione HydroCare, come si imposta e soprattutto a cosa serve. L'impostazione HydroCare modella delicatamente i capelli a una temperatura inferiore per uno styling più salutare. Per attivarla basta tenere premuto il tasto più per 2 secondi e in questo modo avrete impostato automaticamente la temperatura a 185 gradi. Insomma, sarete nella modalità HydroCare e sullo schermo della riccia capelli troverete le lettere HC. I test sono stati effettuati sul capello di mia sorella e mia cugina, che sono diversi. Una ha un capello più sottile, l'altro un po' più spesso. Adesso, parole loro, perché io non ne capisco assolutamente niente di capelli per donne, mi hanno riferito che il risultato finale è buono e dura anche fino al mattino successivo. Poi l'effetto onda riccio viene un po' meno. Tutto sommato, visto il prezzo che è di 50 euro sul sito ufficiale, ma riuscite a trovare qualche offerta anche su Amazon o negli store, stiamo parlando di un prodotto comunque interessante. Vi ricordo che il suo rivestimento è in ceramica. Parliamo di un ferro da 32 mm e soprattutto una volta acceso in 30 secondi è già pronto per l'utilizzo. Insomma, mia sorella e mia cugina sono rimaste soddisfatte e quindi io di rimando vi dico che è un prodotto che loro consigliano e mi sento di consigliarvi anch'io. Mi sto fidando del loro parere. Quindi se avete qualcosa da dire, da chiedere, lasciate un commento, io riferirò a loro e vi risponderò. Noi ci vediamo al prossimo video.